scelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria. Ancella che vive della sua parola, libero il cuore perché l'amore trovi casa. Ora l'attesa pensa di preghiera e nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi e con il tuo spirito. Anche in questa domenica di Pasqua Gesù ci viene incontro, ci ricorda il suo amore e ci rassicura: non sia turbato il vostro cuore. Gesù dice ai suoi discepoli, anche a noi, che deve andare avanti, deve precederci, ma ci attende e ci prepara un posto. Allora, fiduciosi in questa presenza, anche a distanza del Signore Gesù, preghiamo, raccogliamo le nostre intenzioni, ascoltiamo la sua parola, facciamo comunione. Un'intenzione particolare, un augurio alle mamme, e che sia la mamma del cielo, Maria, a portare nel cuore delle nostre mamme l'augurio più bello, cioè la sua benedizione per quello che sono, per quello che fanno e anche per quello che devono tenere nel segreto del loro cuore. Tutte le nostre intenzioni le portiamo qui sull'altare, nella messa. Ci disponiamo a vivere con devozione, con impegno, chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu sei la verità che ci fa liberi, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria. Thank you.
pietà di noi. Preghiamo. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera ed al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicadone, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi. In te noi speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi. In te speriamo. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te noi speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore pietra vita, viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale
per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso di inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. A te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. In questo Vangelo lasciamo risuonare queste parole di Gesù che dice in risposta a Tommaso, parlando di sé: io sono la via, io sono la verità e la vita. Mi sono fermato appunto su questa definizione che Gesù dà di sé. Io sono la via, innanzitutto, la strada. Dopo un tempo con le macchine ferme, ma che funzionano ancora,
chiusi in casa, adesso stiamo riprendendo le strade, i sentieri, le ciclabili. Ed è bello questo perché sulla strada arriviamo poi alle persone che amiamo, ai posti che conosciamo. Sulla strada ci si sente più liberi, più vivi. In qualche modo ci si ritrova già di più con se stessi, perché la nostra vita è una strada, è un camminare sulla strada. Chissà se prendiamo in considerazione anche quest'altra strada che è Gesù. Io sono la via. Gesù si presenta come una strada aperta, aperta verso il futuro, verso il cielo, verso i cieli nuovi e la terra nuova, verso la vita eterna. Ce l'ha ricordato proprio nel Vangelo. In questa strada arriveremo a una casa dove c'è un posto preparato per noi. C'è un Dio che è Padre e ci attende. Io sono la via. È una strada percorsa da tanti, ma non è diventata un'autostrada. È rimasta una via, un sentiero, un po' stretto, ma percorribile a tutti. E in particolare è consigliata la compagnia. È una strada sicura, ma ci vuole un buon cuore, ci vuole del fiato, ci vuole la volontà di stare su questa strada, di rialzarsi quando si cade, un passo dopo l'altro, in libertà. Io sono la via. Aggiunge poi Gesù dicendo di sé: io sono la verità. Chissà se conosceremo mai la verità sull'origine di questo virus, al di là delle accuse reciproche. E quanti maestri in giro, sui giornali, sui social, sembrano abbiano tutti ragione e una verità in tasca. Soluzioni ad ogni problema e proposte nuove per oggi e per domani. E allora è ancora più significativo questa definizione che Gesù dà di sé, questa presentazione di Gesù. Io sono la verità. Lui la verità, non insegna la verità, non conosce la verità, o se vogliamo non solo la conosce, la insegna, lui la vive. Io sono la verità. Io non vi dico la verità, io sono la verità. E cos'è la verità? Gliel'ha chiesto anche Pilato prima di metterlo a morte. È lui, è la sorgente della vita, la verità, è un principio di vita, è la verità, l'amante della vita. Chi ama la verità, chi dice la verità, è quella persona che imita Gesù e coltiva la vita, ogni vita. Chi ama la verità, chi dice la verità, si fa vicino ad ogni persona e se ne prende cura, ogni essere vivente, e aiuta ogni persona a riprendere fiato, offre speranza, possibilità, anche quando all'altro non sembra. Io sono la verità, porto la vita. E poi appunto aggiunge Gesù dicendo di sé: io sono la vita. Dopo un inverno più o meno lungo del solito, c'è più voglia di vivere, di vita. Ma c'è sempre stato nel cuore dell'uomo questo desiderio, questo bisogno di vita, di una vita piena. Siamo fatti per vivere, anche quando senza saperlo si fanno scelte contro la vita. Dietro ci sta un desiderio di vita, penso alla corsa agli armamenti. Significativo che non siano diminuite in questo tempo dove si difende la vita il ricorso alle armi per uccidere. Non è diminuito il commercio di droga, un desiderio di vita dentro che sembra andare contro una ricerca di morte. Ecco, fortunati quelli che nel bisogno, nel desiderio della vita, ci fa capire oggi Gesù, cercano abbracci, amore, futuro, festa, e lì trovano che Gesù è già presente, che conferma: io sono qui, io sono la vita. Con questo definirsi di Gesù sono allora ancora più significative quelle parole che ha detto all'inizio del Vangelo: non sia turbato il vostro cuore, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita.
per te, per tutti. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede. E qui è bello perché Gesù ci suggerisce: tu dammi fiducia, io ti do la fede, e se hai l'umiltà di chiedermi questa fede, crescerà la tua fiducia in me, nelle persone, nella vita, crescerà anche la fede perché te la dono io. Ci troveremo insieme allora sulla strada della vita, in verità e in libertà. Rinnoviamo insieme la nostra fede in Dio, il Signore della vita. Fratelli e sorelle, con Cristo risorto, sempre presente nella comunità dei credenti per infondere speranza e coraggio, eleviamo al Padre la preghiera. Diciamo insieme: aiutaci a camminare con te, Signore. Aiutaci a camminare con te, Signore. Signore, trasparenza del volto del Padre, fa della Chiesa il luogo in cui tutti lo conoscono, incontrando te e il tuo Vangelo. Preghiamo. Aiutaci a camminare con te, Signore. Signore, parola che incoraggia e ridona fiducia,
Sii vicino a quanti ancora nel timore, nella sofferenza a causa della malattia. Preghiamo. Aiutaci a camminare con te, Signore. Signore, voce che chiama ad affidarsi alla tua parola. Accogli gli uomini e le donne che mettono in gioco la propria vita per la fedeltà al Vangelo ai poveri. Preghiamo. Aiutaci a camminare con te, Signore. Signore, via per giungere all'incontro con il Padre. Accompagna chi percorre l'esistenza in rettitudine di vita senza ancora affidarsi a te. Preghiamo. Aiutaci a camminare con te, Signore. Signore, vita donata a tutti i battezzati, sostienici nella fedeltà a te, pur privati della festa domenicale con i fratelli e le sorelle. Preghiamo. Aiutaci a camminare con te, Signore. Ascolta, Signore Gesù, queste preghiere e ricolmaci dello spirito di verità e di amore, affinché camminando in te, conoscendo te e vivendo in te, giungiamo a contemplare il Padre, ora e per i secoli dei secoli. Amen. Ci appartiene ormai, ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Con queste mani puoi osarle se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e sommo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che hai creato il mondo e lo custodisci con immenso amore. Tu vegli come Padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo Figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Il Cristo, tua parola vivente, è la via che ci guida a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui innalziamo a te l'inno di grazie per questi doni della tua benevolenza e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclamiamo la tua lode. Ti glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci ha radunati per la Santa Cena. Egli ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino. Perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re dei secoli e Signore dell'universo. Padre Santo, guarda questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Padre di misericordia, donaci lo spirito del tuo Figlio, lo spirito dell'amore. Fortifica il tuo popolo con il corpo e il sangue del tuo Figlio e rinnovaci a sua immagine. Benedici il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar e il nostro popolo. Tutta la Chiesa sappia riconoscere i segni dei tempi e si impegni con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, perché possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo. In particolare oggi ricordati di Battista, di Maria, del loro figlio. Ricordati di Caterina, di suo marito, dei suoi genitori. Ammettili insieme a tutti i defunti a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Anche a noi concedi al termine della nostra vita di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri, i santi Eusebio e Antonio e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Signore Gesù, tu ti fai realmente presente nel sacramento dell'altare. Desidero incontrarti. Non posso riceverti nella comunione dentro di me. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Ti faccio spazio nella povera dimora che ti offre il mio cuore. Vieni spiritualmente in me. Vieni con il tuo spirito. Rinnova la gioia della tua presenza, la pace della comunione con te. Resta con me. Possa il tuo amore farmi presenza di te alle persone che incontro. Credo in te, spero in te, confido in te. Amen. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri
e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ricordo il rosario da lunedì a venerdì alle 20, con la possibilità di intervenire chiamando al telefono. Domenica prossima, grazie alla disponibilità di chi aiuta per la celebrazione, celebreremo ancora così, poi dal 18, secondo le disposizioni che ci sono state date. La messa è finita, nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica e auguri ancora a tutte le mamme.